So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera e ben ritrovati al nostro TG di Sassuolo Oggi. Si è tenuta negli spazi dello Sporting Club Sassuolo una serata di riepilogo dei service del Lions Club Sassuolo sotto la presidenza di Angela Linzoli, che concluderà il suo mandato a fine mese. Presenti diversi rappresentanti di scuole e associazioni e l'assessore alla pubblica istruzione Alessandra Borghi. Lieve incidente questa mattina in via Radici in Monte. Per cause al vaglio dalla polizia locale, una macchina ha urtato un motociclista che ha avuto la peggio, anche se non ha accusato gravi conseguenze. Il ferito è poi stato trasportato da un'unità del 118 al pronto soccorso di Sassuolo. Florim ha pubblicato la 15ª edizione del bilancio di sostenibilità, documento che descrive in modo trasparente i risultati ottenuti sul piano economico, sociale e ambientale relativi al 2022 e presenta gli obiettivi in programma per il prossimo futuro. L'azienda ha chiuso lo scorso anno con 584 milioni di euro di fatturato e investimenti per oltre 150 milioni di euro, con la consueta attenzione alla sostenibilità. E adesso passiamo allo sport. In occasione dell'ultima partita della stagione 2022-2023 del Sassuolo Calcio, alcuni tifosi hanno portato avanti una tradizione decennale, ovvero raggiungere a piedi il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I dettagli nelle nostre interviste. Qui in mezzo a chi ha fatto già una gran fatica, perché sono partiti prima di mezzogiorno a piedi da Sassuolo, e tra di loro ce n'è uno che lo fa da dieci anni. No, 10 anni consecutivi non sono fatiche, è un qualche cosa che penso serva per celebrare anche il Sassuolo. Infatti noi li ringraziamo tantissimo di questo attaccamento, è una specie di voto, diciamo così. Se va sempre bene così, 10 anni consecutivi in Serie A, speriamo che riescano a fare come minimo altri 20 anni di camminate. Sono cose importanti, piccoli segnali, però voglio dire, per noi sono significativi, perché dimostrano l'attaccamento delle persone alla società, alla squadra soprattutto, e credo che loro siano molto contenti anche del fatto che il Sassuolo sia l'espressione più bella forse dal punto di vista sportivo del territorio. 10 anni consecutivi in Serie A penso siano un qualche cosa di inimmaginabile per una realtà come la nostra, però sono stati 10 anni in cui sicuramente sono state fatte grandi cose e grande impegno della proprietà, di chi lavora all'interno della società, dei calciatori che sono passati, che continuano a esserci, e quindi noi siamo molto contenti e li ringraziamo per questo loro sforzo. Marco, state aspettando di andare a fare un piccolo lavaggio, anche se non sarà una doccia completa, perché effettivamente anche oggi è stata una gran fatica. Sì, è stata una fatica piacevole, perché per noi è sempre una bella cosa festeggiare un altro anno in Serie A, perché noi non ci abitueremo mai alla Serie A, quindi ogni volta va celebrato e speriamo di celebrarla anche tante altre volte. Ci rinfrescheremo un po' perché dobbiamo essere pronti per la partita e dobbiamo vincere. Oggi in buona compagnia, perché tu ne hai fatta qualcuna anche da solo, eh? Sì, abbiamo fatto 2 o 3 anni che ero da solo, poi negli ultimi 4 anni per fortuna ho sempre avuto compagnia, però oggi eravamo in 6, che è un ottimo numero, e festeggiamo la prima donna che ha fatto in scioltezza il percorso. Noi siamo abbonati da 10 anni, quindi, però è la prima volta che veniamo a piedi. Quando è cominciato, voi eravate abbonati. Noi eravamo abbonati, però è la prima volta che veniamo a piedi e è lunga, però ne vale la pena, dai. Però avevi uno scudiero, eh? Avevo uno scudiero. Sì, esatto, vale, appunto, valuta, cioè, è valsa la pena, e appunto
Speriamo che porti bene per i prossimi anni. Sfuma il sogno della formazione primavera del Sassuolo, che ieri sera allo Stadio Ricci ha perso la semifinale scudetto contro il Lecce, che aveva vinto la regular season. Il vantaggio dei neroverdi con Russo è stato annullato dai salentini, che disputeranno quindi la finalissima al Mapei Stadium. Al via il torneo dei quartieri, che si gioca al campo Don Bocedi dell'Ancora. Ieri San Michele ha battuto Braida 2-1, mentre Ponte Nuovo e Quattro Ponti hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Vi ringraziamo per averci seguito anche per questa edizione del nostro TG di Sassuolo Oggi è tutto. Noi vi diamo appuntamento, come sempre, a domani. Buon proseguimento di serata!